Nell'impianto fotovoltaico abbiamo una staffa di sostegno strutturale sul quale applichiamo un profilo in alluminio, vengono posati i nostri pannelli e bloccati con degli appositi morsetti di chiusura. Dopodiché abbiamo l'inverter, che è il cuore dell'impianto fotovoltaico, serve per trasformare la corrente prodotta dai pannelli in corrente sfruttabile all'interno della nostra abitazione. Poi troviamo il quadro di campo in DC, quindi in corrente continua, che serve per sezionare la corrente prodotta dai nostri pannelli, e poi abbiamo il quadro in AC, che serve per alimentare e togliere alimentazione al nostro sistema fotovoltaico. Per un impianto medio da 4,5 kW occorrono 14 pannelli da 330 W l'uno, per un ingombro totale di circa 30 metri quadri. Un sistema di accumulo è una batteria che immagazzina l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e la rilascia in assenza di luce. Serve a diminuire i costi in bolletta. I vantaggi nell'installare un impianto fotovoltaico sono: miglioramento della classe energetica dell'abitazione, fonte di energia rinnovabile ed ecologica e un abbattimento dei costi in bolletta superiore al 60%. I pannelli fotovoltaici da noi installati hanno una garanzia di 15 anni e una garanzia sulla produttività di 25. Scaduti questi 25 anni, i pannelli non saranno per forza da sostituire, ma la loro efficienza non sarà più ottimale come appena installati. Gli incentivi nell'installazione di un impianto fotovoltaico sono la detrazione del 50% in 10 anni oppure lo sconto in fattura del 50% fino a che la legge lo permette. Questo consiste nel pagare il 50% dell'importo e successivamente scontare il restante 50% immediatamente anziché in 10 anni. Inoltre, gli impianti fotovoltaici rientrano tra gli interventi trainati del Superbonus 110 nella riqualificazione energetica degli immobili.